Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo delle leggende di Porto Selvaggio nel Salento. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Molte leggende hanno la loro ambientazione in boschi isolati o cascine abbandonate. La leggenda metropolitana di cui parliamo oggi è nata proprio all'interno del bosco di Porto Selvaggio, località turistica del sud Salento, meta molto ambita da visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. La leggenda in questione è molto affascinante, tanto che ho personalmente indagato all'interno dell'area boschiva, alla ricerca delle misteriose, sfere di luce segnalate e a dire il vero qualcosa l'ho trovata. Alcune delle immagini che visionerete in questo video sono proprio relative al mio sopralluogo notturno avvenuto tra il 2014 e il 2015, ma in realtà mi sono recato diverse volte all'interno del bosco. Da qualche anno a questa parte sono nate diverse leggende su questo bosco misterioso e incontaminato che si affaccia sul mare e che rende il paesaggio costiero salentino in quell'area veramente unico nel suo genere. Alcune di queste nuove leggende, alcuni di questi nuovi miti citerebbero la presenza di sfere luminose dall'origine misteriosa, più volte avvistate aggirarsi tra gli alberi durante le ore notturne. A divulgare questa voce sono stati alcuni avventori notturni, appunto amanti della natura, che hanno deciso di pernottare nel bosco in tenda, lontani dai caotici centri turistici come Otranto o Gallipoli. Probabilmente molte testimonianze si sono poi sovrapposte tra loro, dando origine all'attuale leggenda. Probabilmente, anzi sicuramente, la maggior parte di queste storie, proviene dai racconti, dei pescatori che di notte attraversano il bosco, per raggiungere, la costa e quindi per pescare. Sempre in base alla leggenda, le sfere luminose sembrerebbero non avere movimenti casuali, ma movenze precise, come se si nascondessero tra la vegetazione o addirittura danzassero tra gli alberi. Proprio questi particolari movimenti hanno creato la leggenda secondo la quale il bosco sarebbe abitato da fate o esseri simili. Alcuni testimoni avrebbero persino dichiarato di aver sentito delle parole, delle frasi, delle risate fanciullesche in concomitanza con questi strani avvistamenti. Oltre a queste leggende, che tutto sommato ritengo essere molto curiose, esiste anche una leggenda molto inquietante. Sembrerebbe che il bosco sia abitato dallo spirito di una donna che terrorizzerebbe chiunque si trovasse sulla sua strada. Questo spirito vagherebbe per i boschi senza avere una precisa meta. Non si sa quale possa essere la sua origine, ma l'ultima testimonianza ci giunge per bocca di due pescatori amatoriali. Due stavano percorrendo uno dei numerosi sentieri che attraversano il bosco e giungono poi sulla costa. Quando improvvisamente si sarebbero accorti della presenza di una donna vestita di bianco che a passo svelto gli andava incontro. Lì per lì non si sono insospettiti, più che altro sono rimasti un po' sorpresi. Quando poi la donna è giunta a pochi metri da loro, beh, allora qui è scattata la paura e il terrore perché hanno potuto notare che in realtà la figura era semitrasparente e che non aveva il volto, cioè al posto del volto c'era il vuoto, il nero. A quel punto avrebbero anche sentito un forte grido straziante e sarebbero scappati via, lasciando lì addirittura tutti gli attrezzi per la pesca che i pescatori appassionati sanno che hanno un certo valore, quindi hanno lasciato tutto lì e sono fuggiti via terrorizzati. Cosa dire, è veramente un bosco misterioso.
Durante il mio sopralluogo ho rilevato campi elettromagnetici anomali, ma non direttamente riconducibili al paranormale, non senza altri dati a sostegno di questa ipotesi, e poi ovviamente in un bosco è impossibile determinare la reale natura di questi campi elettromagnetici. Ho però potuto fotografare una di queste famose sfere di luce, che una volta analizzata appariva con forme veramente particolari, come voi stessi potrete notare qui sul video, come se fosse un essere alato. La sua particolarità sta proprio nella grandezza, che farebbe pensare a qualcosa di diverso da un insetto illuminato dai nostri riflettori, anche perché emanava di per sé luce. Noi l'abbiamo notata perché abbiamo notato qualcosa di luminoso che si muoveva tra la vegetazione. Che sia un essere di luce appartenente al piccolo popolo, che sia un essere alieno plasmatico, un cosiddetto LUS, chi lo sa, il dubbio rimane. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.